Il blocco del mercato edilizio, il problema della mobilità, questi alcuni dei punti critici evidenziati da Confindustria Rimini, ANCE Rimini e dalla consulta delle professioni tecniche. Il piano strutturale e il regolamento urbano ed edilizio della Giunta Ravaioli continua così a creare polemiche e per questo le categorie si oppongono e chiedono di posticipare il tutto. Ci sembra assolutamente frettolosa perché non ha avuto modo di dare un giusto confronto soprattutto con ingegneri e professionisti anche sul fatto che appunto i piani particolareggiati che in una qualche maniera dovevano essere fungere in qualche maniera da atterraggio morbido per questa situazione non sembrano riuscire a venire approvati nei tempi che ci era stato promesso. Troppi i limiti del piano strutturale comunale, a detta di Confindustria, ANCE Rimini e consulta delle professioni. Per molte aree le renderanno sicuramente inattuabili e di conseguenza non economicamente percorribili. Questo porterà un ulteriore ritardo, oltre a quello del comprensibile che riguarderà il recepimento di queste norme che comunque in una qualche maniera richiederanno dei tempi. Queste cose qui porteranno ulteriori ritardi e in un momento come questo, dove l'edilizia ha bisogno in tutti i modi di ripartire perché rischia di portare al collasso assieme a lei tutta la parte artigianale che le compete e ricordo che praticamente l'edilizia raddoppia il suo volume di lavoro sugli artigiani dei vari settori, questa cosa per noi è abbastanza inaccettabile. Il Comune però dal canto suo fa sapere che l'approvazione dei due provvedimenti avverrà il 23 marzo prossimo, prima della scadenza del mandato Ravaioli. Noi vogliamo costruire delle città costruite intorno ai propri abitanti. Abbiamo esempi nel resto d'Europa laddove sono stati attuati quegli strumenti tipo piano strategico che anche a Rimini è stato attuato ed è in corso di attuazione e abbiamo visto che le città costruite sotto queste logiche sono città di successo sia da un punto di vista della vivibilità sia dal punto di vista economico. Dunque a noi interessa che quello che si va a fare sia condiviso. I tempi con i quali questo PISC e questo RUE vengono adottati non ci ha dato tempo assolutamente di avere un ragionamento condiviso.